di base, vale la pena sempre ricordarlo, il 4-3-3 con Cerofolini in porta, difesa a 4 con da destra a sinistra Mosti, Sjasnovski, Baroni e Ranieri, sulla mediana Maestro, Valencic e Diakate, in avanti Perez, Maklar e Maganic. Attenzione soprattutto a questo croato che ha già debuttato in prima squadra con l'Hajduk Spalato, può essere lui, diciamo, fare le veci di Agi questa sera in panchina, anzi questo pomeriggio in panchina a Verona per Chievo-Fiorentina. Beh, sicuramente uno dei giocatori più attesi e soprattutto è un 99, questo è un aspetto che bisogna sempre sottolineare perché l'età è fondamentale, a questa età appunto un anno in più, un anno in meno fa la differenza, essere un 99 ed essere già un protagonista è sicuramente uno dei giocatori più attesi della gara. E nel Milan invece nell'undici titolare ci sono addirittura tre giocatori nati nel 2000. A cominciare dal portiere Cristian Cavaliere, abbiamo detto dell'assenza di Plizzari, non c'è neanche Guarnone, infortunato ormai da un mese per un problema alla mano. In difesa a destra Bellanova, a sinistra Zucchetti, in mezzo coppia centrale ormai consolidata composta da Judica e da Bellodi, Zanellato, Torrasi ed Elilali. A centrocampo Modic e Amadi, a supporto di Luca Vido, manca Cutrone squalificato. Questa sera, questo pomeriggio, tutto l'attacco rossonero graverà sul... Tanto un problema per Perez che è scivolato, prova la conclusione con la girata da prima intenzione da parte di Maganic, pallone alto di... che si formano i ragazzi anche così, e soprattutto che costruisce il carattere. Non hai tante armi per poterli... Attenzione intanto con Modic che prova la conclusione, il pallone che si stampa sul palo. Milan ad un passo dal vantaggio al decimo minuto. Dicevamo c'erano perché la Sampdoria ha già vinto. Intanto attenzione a questa opportunità per Perez con il sinistro. Sceglie la potenza piuttosto che la precisione, perché adesso nei rinvii è migliorato tantissimo. Evidentemente quel doppio intervento, avevi ragione tu dal punto di vista dell'emozione. Amadi rientra sul mancino, poi scarica ottimamente per Vido che è solo, la conclusione di Luca Vido e il vantaggio del Milan al minuto 27, si sblocca la partita, è un classico del calcio. La Fiorentina stava crescendo, ha messo in difficoltà il Milan, ha sfiorato due volte il vantaggio e poi sulla ripartenza ecco il gol dei rossoneri. Ottimo duetto da parte di Modic e Amadi sulla destra, dove c'è stata sì prima il passaggio, poi Modic che si è buttato portando via praticamente la linea difensiva della Fiorentina a seguire il suo movimento, e poi a quel punto Amadi si è accentrato con il sinistro cercando Vido sulla parte opposta, il quale è stato molto bravo a stoppare e a metterla dentro. Gol di Vido, ma direi 70% del merito ad Amadi, porta palla. In vista della finalizzazione ha sicuramente alzato molto il tasso tecnico. Il colpo di testa e il salvataggio di Diakate che vale come un gol. Intervento strepitoso quello del numero 8 Viola. Amadi morbido col sinistro, non ci arriva Vido. Zucchetti prova la conclusione, non ha avuto il coraggio di calciare. Maestro scambiato di fascia con Diakate, Perez se ne va via in maniera elegante, il sinistro a giro sul secondo palo, pallone sul fondo. Ottima lettura. Area di rigore rossonera, si stacca Diakate che va a attaccare il secondo palo, il pallone è per Maganic e poi il tap-in vincente da parte di Maganic. Ha colpito ancora lui il pareggio della Fiorentina con tutti gli elementi della panchina viola che vanno ad abbracciare il giocatore croato. Clamoroso errore della difesa su una palla molto lenta. Però c'era arrivato Cavaliere intanto, il suo Cavaliere l'ha fatto. E il problema è questo, è che non ci deve arrivare lui, deve essere contrastato dalla linea difensiva. Lo hanno lasciato troppo libero per poter calciare, vedi? Completamente libero. Qui Mlakar riesce comunque a colpire benissimo, ad accompagnare con il destro, la gira a rete, l'opposizione di Cavaliere e poi in ritardo la difesa rossonera con il tap-in vincente da parte di Josip per Cerofolini. Parte Modic con il sinistro, pallone che sembrava per Torrasi, avanza Torrasi, pallone dentro per Vido, la conclusione di Vido, la doppietta di Luca Vido, passa ancora il Milan al 68esimo minuto, sempre lui, Luca Vido, vede Viola e si scatena. Invita il passaggio del compagno, stop e tiro. Tutt'uno, non dà il tempo né al portiere né al difensore di poter intervenire. Questa è la capacità di un grande giocatore che in uno spazio molto ristretto riesce con una giocata tecnica a concretizzare in gol una palla su una palla filtrante in diagonale. Tripletta all'andata, doppietta al ritorno, come sottolineava Andrea Riscassi. 5 gol in 2 partite per Luca Vido contro la Fiorentina. Alla prima squadra, di fatto, però non ha
quasi mai giocato il pallone in avanti per Torrasi, lascia rimbalzare, poi colpisce con il sinistro, il salvataggio sulla linea da parte di Baroni che tiene in partita. Ha permesso alla squadra di conquistare tre punti, possiamo dirlo. È arrivato il triplice fischio del signor Luca Candeo della sezione di Este, festeggia il Milan. Una vittoria importante perché accorcia la classifica, ma una vittoria importantissima anche dal punto di vista del morale, perché